Ciao a tutti, io sono Tommy e vi do il benvenuto in My Life, la mia serie di podcast dove parlo di me, dove parlo della mia vita, delle cose belle, delle cose brutte che mi accadono nella vita di tutti i giorni, delle sfide che affronto nella vita di tutti i giorni e soprattutto degli incontri e delle persone che conosco nella vita di tutti i giorni. A tal proposito, voglio darvi un annuncio bomba: dalla prossima puntata comincerò ad avere degli ospiti che saranno principalmente amici e persone che hanno lasciato un segno veramente importante nella mia vita. Parleremo di tantissimi argomenti, dagli interessi personali a argomenti tecnici, a chiacchiere da bar, quindi parleremo del più e del meno. E parleremo soprattutto dei momenti che abbiamo vissuto assieme. In questa terza puntata, infatti, voglio parlarvi del ricordo. Una parola che in questi ultimi mesi compare molto spesso nella mia mente, perché a ottobre ho fatto un'esperienza assieme a tre amici che mi ha fatto capire quanto il ricordo è una cosa importante nella vita di ogni uomo e di ogni donna. In questa giornata di ottobre siamo andati a fare un giro nel Carso, in una zona molto bella che si chiama il Sentiero della Salvia, vicino ad Aurisina. Una zona che a me è molto cara, a me è molto familiare, perché ci ho passato tantissimi momenti assieme alla mia famiglia, soprattutto assieme a mio nonno. Durante la giornata abbiamo avuto l'occasione di vivere al 100% la natura, ma soprattutto vivere al 100% tutte le sensazioni, tutte le emozioni che arrivavano in mezzo a noi e soprattutto tra di noi mentre si camminava, mentre si guardava comunque la natura, si guardava lo spettacolo soprattutto della natura. Ad un certo punto siamo arrivati su questa altura e da questo punto panoramico si vede praticamente il mare, la distesa del mare, dove riesci veramente a capire quanto sia bello, quanto sia bella anzi la natura e quanto sia bello lo spettacolo che essa ti offre. In quel momento, dal nulla, sono tornati dentro di me ricordi e emozioni che credevo di aver perso, soprattutto da quando mio nonno è scomparso. Ho dovuto reprimere quei sentimenti per diventare la persona forte, no, della famiglia, la persona che non doveva piangere, che non doveva dimostrarsi debole. Però in quel momento tutto è tornato fuori, tutte le emozioni, ma soprattutto tutti i ricordi e tutta la tristezza che avevo accumulato in questi anni è tornata fuori. Una tristezza che però mi ha aiutato, una tristezza positiva, possiamo dire così, che mi ha fatto capire quanto è facile dimenticare, ma allo stesso tempo anche quanto è difficile riprendere quei ricordi in mano e soprattutto nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua anima. Grazie comunque a questi tre amici abbiamo avuto l'occasione di confrontarci nella stessa giornata, in quelle ore, su questo argomento e sono venuti fuori veramente dei discorsi incredibili. E da quella giornata lì ho deciso che non voglio dimenticare le emozioni, i momenti e i sentimenti che vivo ogni giorno nella mia famiglia e soprattutto con gli amici. E proprio per questo ho deciso di iniziare questa serie di podcast. Ho deciso di fare una specie di audio storia, una specie di audiolibro che voglio condividere con voi e che mi aiuti a non dimenticare, che mi aiuti soprattutto a condividere anche assieme agli amici che porterò qui i momenti che magari io ho dimenticato, ma che loro invece hanno ancora impressi nella loro mente. Dalla prossima puntata ci sarà già il primo ospite, il mio caro amico Nicolò, collega ormai da anni. Parleremo di social media, parleremo di come questo nuovo modo di comunicare ha cambiato le nostre vite e soprattutto di come le ha cambiate in meglio, ma anche di come le ha cambiate in peggio.
Io sono Tommy e vi do appuntamento alla prossima puntata, che uscirà nella prossima settimana. Stay positive, always.